Il coordinamento dei presidenti dei consigli provinciali del Veneto si è riunito a Padova per ribadire il no alla cancellazione dei loro enti. Martedì 31 gennaio, praticamente in contraria, tutti i consigli provinciali d'Italia sono convocati con la stessa motivazione ed il medesimo obiettivo. Per votare un ordine del giorno che ribadisca la nostra contrarietà ad un'Italia senza un ente intermedio di così grande rilevanza come l'ente provincia. Tutti sulla stessa barca, destinata non ad affondare ma a sparire proprio, o perlomeno a essere lasciata definitivamente parcheggiata in darsena, soppressa per decreto governativo. No, non va bene perché secondo noi c'è una mancanza di democraticità, cioè un ente che è stato regolarmente eletto dai cittadini, perlomeno dovrebbero, fino a che non studiano il completo del passaggio, dovrebbero perlomeno prorogare gli attuali amministratori che ci sono. Snellire altrove, diceva, ci sono tanti intermedi in particolare. Assolutamente sì, visto che ci sono una miriade di consorzi, di ambiti, di atter, di qualsiasi chi ne ha più ne metta, potrebbe essere sicuramente una competenza che l'ente provincia potrebbe assorbire. Fra tanti argomenti di insoddisfazione c'è un punto in particolare che comune alla grande arrabbiatura degli amministratori provinciali. La mancata prova di serietà rispetto a un riordino complessivo dell'architettura istituzionale dello Stato che non può essere fatta con un decreto legge di carattere economico, ma è terreno squisitamente costituzionale. Il risparmio, come lo dicono al Parlamento, dati parlamentari, sarà di 60. Sapete cosa costa un aereo da caccia F-35? Siamo lì, super giù. Quasi il costo di un aereo. I sindacati, diceva, potrebbero far di più. Sì, secondo me su questa posizione i sindacati sono stati un po' latitanti, perché c'è veramente il rischio che i dipendenti non vengano destinati o alla regione o agli altri enti locali. 3.000 dipendenti non sanno quale sarà il loro futuro professionale, presso quale ente verranno dislocati e con quale contratto, se ci sarà.